Luciano Di Tizio, si torna a parlare di Bussi perché la situazione, secondo i dati dell'ARTA, è una situazione ancora difficile. Ma non è mai stata una situazione facile, è una conferma di una cosa che già si sapeva. Il tentativo di arginare l'inquinamento con una paratia, l'abbiamo sempre detto, non soltanto noi del WWF, ma tutte le associazioni e anche molti tecnici, anche la stessa ARTA l'aveva detto ufficialmente e pubblicamente. Il tentativo di arginare l'inquinamento con una paratia che avrebbe dovuto bloccare gli inquinanti era abbastanza scontato che non potesse funzionare. Il problema, l'abbiamo sempre detto anche questo, la vera giustizia sarebbe stata la bonifica. Non c'è stata bonifica, non c'è stata condanna, non c'è stato niente. Il processo di Bussi sta di nuovo in Cassazione per una possibile rivisitazione generale e intanto continuiamo a avere problemi sull'inquinamento, continuiamo a avere un fiume inquinato. È una situazione veramente drammatica e sinceramente non riusciamo a vedere una soluzione a breve termine, a meno che non si cambi finalmente la prospettiva e non si comincia a pensare che per l'Abruzzo non servono le grandi opere buttate al vento come gli ennesimi impianti di sci su montagne che ormai non hanno più neve, ma serve veramente partire per salvare questa regione, per disinquinare e ripulire questa regione, perché questo ci darebbe un futuro migliore sia per la salute sia per l'economia.